Una ragazza chiamata Giovanna, semplice e bella come la Madonna. Orfana era per la sua condanna e conviveva insieme con la nonna. Ma lo studente Pippo Castorina è stato l'uomo della sua rovina, facendoci capire a Giovannina che voleva sposarla veramente con la sua falsa e astuta parlantina. Se la possiede l'uomo malvivente e dopo un mese di quella mattina è fuggito in America Latina. Ma come l'ha saputo Giovannina? Gli disse a sua nonna con dolore: quel vile di Peppino Castorina un mese addietro mi tolse l'onore. Come la nonna quel discorso sente, morì di colpo di dolore potente. Mentre viveva piena di tormenti, Giovanna De Maria un bel mattino del falso amore di quello studente ha portato alla luce un bel bambino. Con gran dolore e pianto una mattina lo lascia in un collegio, poverina. Ma per come la storia cammina, passarono 3 anni esattamente e al figlio della bella Giovannina, come figlio adottivo se lo prende. Il benestante Alessandro La Spina con sua moglie Castelli Sabina. Quel vile di Peppino Castorina poi dopo 13 anni e 5 mesi lasciò la bella America Latina e ritornò di nuovo al suo paese con il diploma l'uomo traditore di frequentare il giudice istruttore. Ora riparlo, cari ascoltatori, del figlio di Giovanna nuovamente, che per volere del nostro Signore arriva 15 anni lentamente e da quel giorno in poi a Robertino ci è incominciato il suo malo destino. Mentre che si trova
stava studiando si avvicina. La madre vera facendo l'inchino e lo saluta, povera meschina, con gentilezza e con dolce parlare. Gli chiese questo con lacrime amare. Come un figlio tu mi devi dare, un po' di pane e me ne vado via. Ti prego di volermi accontentare, se sei un uomo di galanteria. Giovane bello, non ti far pregare, che dalla fame più non posso stare. Cara signora, senza più parlare, entrate presto nella casa mia, perché quest'oggi vi faccio mangiare il pranzo più squisito che ci sia. Giovanna entra e mentre che mangiava, con gran dolor di questo ci parlava. Mentre che faccio la vita di schiava, posso giurarti pur di fronte a Dio, non l'ho trovata una persona brava come lo sei tu, giovane mio. Tanto gentile, amoroso, educato, molto umano e di cuore pregiato. Mentre faceva codesto parlato, è arrivato il patrigno, miei signori. La prese per il petto infuriato e a Giovannina l'ha buttata fuori. Mentre che c'era codesta scenata, entrò la moglie e disse infuriata: tu non sei degno di questa casata, vigliacco uomo misero e testardo. È giunta finalmente la giornata di confessarti che sei un bastardo. Non lo potevo mai immaginare che a questo punto dovevi arrivare. Ti voglio pure ancora confessare un gran segreto a te questo momento, che i tuoi genitori tanto cari morirono con un investimento. Ci feci un giuramento onestamente di farti come madre veramente. Roberto gli rispose prestamente, inferocito più peggio di un mostro,
per volere di Dio onnipotente. Io seppi che non sono figlio vostro, e se ancora bastardo mi chiamate, vi giuro che vi ammazzo a coltellate. Marito e moglie si sono lanciati con tanto sdegno contro di Roberto, più peggio di due pazzi scatenati, lo hanno preso a schiaffi, poveretto. Ma Robertino si diede da fare, sperando di potersi svincolare. Ma mentre si mettevano a lottare, marito e moglie son caduti a terra, ma Robertino senza ritarduti a terra, ma Robertino senza ritardare, dal tavolino un coltello s'afferra, ne tira un colpo furiosamente, e alla vile matrigna in faccia prende. Ne tira un altro colpo più potente, pure al patrigno, e lo colpì nel viso. E dopo Robertino prestamente per le campagne scappato deciso, con gran pensieri e pieno di paura, per dove lo portava la sventura. Marito e moglie con tanta premura si vanno all'ospedale a medicare, un maresciallo con massima cura si fece la passata a raccontare, ma come ebbe tutto raccontato, per le ricerche subito ha pensato. Lasciamo a Robertino ha ricercato, e dalla madre ritorno a parlare, mentre che era nel suo brutto stato, addomandando per poter campare, pigliò un posto per come infermiera nel professore Nino Privitera. Con gentilezza e con buona maniera gli disse a Giovannina una giornata: il cuore mio desidera e spera che ti vorrei come sposa amata. Da quando ti conosco veramente mi sono innamorato pazzamente. 20 anni addietro vi faccio presente,
l'uomo infame mi tolse l'onore. E dell'amore di quello studente ho avuto un figlio bello come un fiore. E per necessità tanto meschina l'ho lasciato in collegio una mattina. Se vuoi che ti sposo, Giovannina, devi seguire tu il mio consiglio. Devi giurare alla Madre Divina. Se avessi tu a conoscere a tuo figlio, non voglio che ci devi confessare che sei la madre se lo puoi fare. Siccome il cuore mio ti sente amare, caro Antonino, ti faccio contento di quel che dico, tranquillo puoi stare, che non ti faccio mai un tradimento. Se lo incontrassi, lo giuro al Signore, non parlo e mi trattengo il mio dolore. Come di fatti, gentili signori, il professor con tanta simpatia, da uomo onesto e con gioia nel cuore, si sposa con Giovanna De Maria. Ma dopo un mese di quella mattina entrò in quella casa la rovina. Ma mentre una giornata Giovannina stava girando in mezzo del giardino, si è avvicinato in quella palazzina l'amato figlio per puro destino. Vide la porta aperta ed è entrato, ha visto un orologio e l'ha pigliato. Ma mentre che usciva premurato, entrò la madre e fa questo parlare: se cerchi di scappare scellerato, ti sto sparando senza ritardare. Non ti vergogni a far questo mestiere, brutto ladrone degno di galere. Cara signora, vi faccio sapere che se io rubo la colpa è di voi, anzi vi voglio dire volentieri, ci siamo visti una volta noi e voglio spiegarvi chiaramente dove ci siamo visti esattamente. Per come penso dentro la mia mente,
siete venuta voi nel mio villino. 4 anni addietro io gentilmente vi diedi da mangiare quel mattino. Di quel che dico non posso sbagliare, e la risposta mi dovete dare. Giovane caro, non posso negare, quello che dici tu è tutto a puntino. Addomandavo per poter campare, per come dici caro Robertino. Mi devi confessare per favore, perché tu abbandonasti i genitori. Roberto gli rispose con dolore: padre e madre io li tengo morti, 20 anni addietro lo giuro al Signore, e sto vivendo pieno di sconforti. Ma mentre lo ascoltava Giovannina, gli vide al collo una collanina. Mentre che lo guardava poverina, gli vide un grosso neo pure al petto. Disse tra lei: povera meschina, questo è sicuro il figlio mio diletto. Per volere di Dio in quell'istante entrò il marito e l'ocre della madre. Gli tirò un pugno con modi importanti e Giovannina è caduta a terra. Ma Robertino che era davanti al professore dal petto lo afferra, mentre con l'altra mano ci ha tirato un colpo di coltello e l'ha ammazzato. In quel momento entra premurato il guardiano e gli disse a Roberto: se non vieni in caserma scellerato, con questa donna ti sparo nel petto. Ma Robertino non insisti a niente e lo porta in caserma prestamente. Ma poi venne il giorno finalmente di processare certo a Robertino. Il giudice è stato esattamente il padre di Roberto per destino, dove gli disse a Giovanna di scatto: il tuo dettato ancora non l'hai fatto. Questo ci vidi chiaro tutto esatto, però solo con voi
lo voglio fare. Lo giuro che vi lascio soddisfatto di quello che vi devo dichiarare. Il giudice acconsente, cari amici, e Giovannina da sola gli dice: sono 20 anni che vivo infelice, bruciando come carne nella brace, mentre tu passi la vita felice, godendo i giorni tuoi in santa pace. Quest'uomo che tu devi condannare è nostro figlio e lo posso giurare. 20 anni addietro ti faccio pensare, dal tuo amore uomo scellerato, e dopo tanto pianto e pene amare ho avuto questo figlio sfortunato. Se tieni cuore non ti far pregare, se puoi farlo lo devi aiutare. Cara Giovanna, non lo posso fare, la legge è legge, faccio il mio dovere. Così dicendo, senza ritardare, ritorna nella corte tra pensieri. Il giudice ha chiamato a Robertino, dove gli disse: ascoltami appuntino, sei condannato per come assassino, a 20 anni tu questa mattina, per favoreggiamento quel Caino, condanna 2 anni a Giovannina, mentre Roberto con tanto dolore rispose questo al giudice istruttore. Non sono come dite un malfattore, il vostro dire è tutto sbagliato. Se avessi avuto i cari genitori, non mi trovavo in questo brutto stato. Il giudice rispose a quel parlare: per legge ti dovevo condannare. Giovane caro, per ti dimostrare che nel mio cuore tanta stima sento, nel carcere ti vengo accompagnare con questa donna che sta piangendo. Con la macchina mia, Robertino, che godo tanto che mi sei vicino. Ma mentre che facevano cammino, Roberto si è buttato dal sportello ed è caduto
a terra, poverino, perdendo tanto sangue dal cervello, mentre moriva tra dolore tremendo. Diceva solo questo in quel momento: madre amorosa, mori sì contento, se conoscessi a voi in questo istante, la madre se lo abbraccia piangendo, con gran dolore e pena straziante, lo ha baciato immediatamente, dicendo questo ripetutamente: caro figliuolo, ti sono presente, sono la madre tua in carne ed ossa, se morirai tu sicuramente, finisco quanto prima in una fossa. Ti voglio confessar prima che muori che il giudice è il tuo vero genitore. Roberto gli rispose con dolore: ora muoio contento, cara madre, che ho conosciuto nell'ultime ore. A voi di presenza con mio padre, mentre diceva questo alla mammina, Roberto ne morì quella mattina. Quel vile di Peppino Castorina tra lui stesso si mise in consiglio, per il rimorso l'anima caina, che per sua colpa ne morì suo figlio. La rivoltella punta premurato contro l'orecchio destro e si è sparato. Giovanna dal dolore che ha provato, dalla morte del figlio è impazzita, e in un manicomio ha lasciato, per volere di Dio, la sua vita. La storia finì e Ciccio Renzino saluta tutti da buon cittadino.